Ma dove eravamo rimasti io te? Dove eravamo rimasti? Vedo, Vieni Gianni, ciao, grazie di essere qui. Accomodati, facciamo due battute insieme. Grazie. Scusa, ma fammela guardare perché... No, ma non ci vediamo da allora. Ci batteva forte il cuore, ma secondo me ci batte anche adesso. Io ti giuro, adesso c'ho un... Beh, vabbè, tu immagino che lo abbia presa fuori male, ci siamo visti. Lei mai, tranne sentiti per telefono. Ciao. 40 anni che non vi vedete. Vorrei rovinarti il triste. Non lo sapevo. Ragazzi, una sorpresa. Attenzione, ma perché soprattutto? Sai che stai vivendo un momento storico, stai facendo la storia della televisione, della Rai in questo momento. Ma io lo so, sono 40 anni che non vi incontrate. Lui peraltro adesso è un famosissimo fotografo di grande successo. Sì, ma lo sa. Lavora in tutto il mondo. Abbiamo parlato per telefono. Sì, esatto. Lasciamo perdere. Però potevate dirmi una cosetta. Cioè, magari... No, volevamo farti una sorpresa. Beh, ci siamo grande, ma guarda che io sono stato nelle catacombe fino adesso qua con degli scheletri pazzeschi qua sotto. Come per non farmi con la te. Bene, sono contento di vederti. Allora, selvaggia, ma guarda. Ci siamo, ma cosa avete mandato prima perché non vedevo la scena dello schiaffo? No, dove tu meno però male, la perché terribilmente. Io ci pensavo l'altro giorno, parlavo adesso con mia moglie. È tra le cose più politicamente scorrette che abbiamo fatto, quell'epoca si poteva. Ma io, ragazzi, io che do uno schiaffo a una ragazza, è terribile, scusami ancora per quello schiaffo. Vabbè, ma poi me ne sono presi altri. Com'erano quei giorni lì? Stavate vivendo un sogno, eravate giovanissimi entrambi, era una prima esperienza per tutti e due. Inconsapevolmente, perché questo, il film, lo saprei bene, te l'avranno parlato mille volte, me continua a dirmi dove è Selvaggia, veramente mi fermano per strada ancora, non so come fanno a riconoscere, ma mi riconoscono e mi chiedono, e Selvaggia? E dico, che ne so, Selvaggia, vabbè. No, ma abbiamo fatto un film culto, ma senza accorgersene, sembrava di essere una cosa da ragazzini, veramente, ci hanno chiamato, io ero a Canale 5, non lo so, tu facevi un altro spettacolo, ma così un po' alla rinfusa. No, io non facevo niente, io ero veramente piccola, sono Eri piccola, è vero, forse qualcosina, non lo so, ma eravamo Era tutti... estate, non avevo la scuola, semplicemente. Ah, ecco, vedi, che bello. Poi hai studiato. Poco però, non tantissimo. Com'era Isabella all'epoca? Era simpatica? Non era. Diffidente? Non era antipatica. Io ricordo, avevi degli amici poco simpatici, tu hai amici dal di fuori, non lo so perché, ma non è... No, ma no, questa è una cosa mia. Ma no, era una... Timida? Gentilissima. Spaventosamente professionista, mi ricordo, era di una professionalità, di una precisione, faceva quello che gli dicevo, lei faceva, non ha mai detto neanche ba, veramente, era tra i più, ma lo dico sinceramente, non so come è diventata dopo, ma allora era veramente una grande professionista. Per scoprire qualcosa di più e soprattutto per farti una fatidica domanda, dobbiamo aspettare la pubblicità, non prima però di ricordare al nostro pubblico che questi sono giorni importanti, possiamo sostenere l'UNHCR, mi raccomando donate se potete per stare accanto a tutte le vittime di questa terribile guerra. 455-88, ci vediamo tra poco. In Sapore di Mare, Carlo Vanzina, salutiamo Enrico sempre con grande affetto. Insomma, questa è una sorpresa riuscita a tutti gli effetti perché Isabella proprio non se l'aspettava. No, non se l'aspettava veramente, giuro, l'ho detto prima, mi avete tenuto nascosto qua nelle catacombe della Rai. Degli studi d'Air, sì, per cui ha funzionato. Ascolta, tu sei diventato un grandissimo fotografo, allora ti voglio chiedere proprio questo, se tu dovessi fare un ritratto, Isabella, immortalarla, cosa coglieresti per metterne in evidenza il carattere e il ricordo che hai di lei? Mi piacerebbe proprio averla presente assente, con uno sguardo assente da qualche parte che guarda sempre oltre, come è stata la sua carriera, iniziato a Sapore di Mare, poi ha guardato oltre. E io l'ho seguita un po', ovviamente, come tutti, ho visto i film che ha fatto, iniziando da quello sul calcio, sui tifosi, no? eccetera, poi gli altri, sempre cose così dense. Ecco, io vorrei coglierne proprio... Ecco, un attimo, perché io quello che, scusate, poi dopo ho fatto vari workshop di fotografia, la cosa che insegno sempre ai miei allievi è di fotografare senza macchina fotografica. Io adesso l'ho già fotografata 2 o 3 volte con degli sguardi fantastici mentre guardava lassù, guardava qualcosa che noi non vediamo, ma lei lo vedeva. Questo mi piacerebbe fotografare lei, ma adesso siamo già d'accordo perché
tra un po' uscirà il ritratto della sua vita. Grazie Gianni di essere venuto a trovarci per questa sorpresa. Grazie, è stata una bella sorpresa. Ciao. Grazie. Ci vediamo dopo. Isabella, tu naturalmente rimani con noi.